due identità forti della città di Fano, anche se di natura diversa, sfileranno a braccetto nella prossima edizione del Carnevale 2018. L'arte dei maestri della cartapesta ed il ristorante, ormai noto in tutta Italia, il Pesce Azzurro. Un carro nuovo di pacca, frutto della matita geniale di Mauro Chiappa, che ha realizzato il bozzetto, e della maestria di Giovanni Sorcinelli, che con l'associazione Fantagruel ne sta curando la realizzazione. Racconterà a quanti verranno a godere della sfilata dei carri la storia, la filosofia e la missione della cooperativa che da decenni parla della cucina marinara per eccellenza, quella dei pescatori, quella delle rustide e quella della moretta. Con una spesa che nelle felici previsioni della cooperativa non dovrebbe superare i 35.000 euro, i magnifici set della Fantagruel metteranno sul carro una prosperosa signora a cavallo del sardoncino, simbolo del ristorante, frutto di una sana alimentazione però e dell'attenzione all'ecologia del pesce azzurro, e sughi e preparazioni varie che saranno roteanti in una grande ruota posteriore. E questo è un grande risultato che la carnevalesca, il carnevale, hanno, perché vuol dire interesse di grandi aziende verso la nostra manifestazione. Spero che questa operazione che fa il Pesce Azzurro sia copiata da altre grandi aziende del nostro territorio e fuori, mano a mano, lavorando, parlando con le persone, quindi facendo pubbliche relazioni, sane pubbliche relazioni, per far conoscere il potenziale del Carnevale di Fano anche per le aziende che eventualmente possono pubblicizzare la loro attività attraverso un grande carro allegorico e comunque attraverso una grande opera d'arte. Un Pesce Azzurro che da tempo meditava una sua partecipazione da protagonista al Carnevale più antico d'Italia, sull'onda dei grandi successi dovuti alla fortunata decisione dell'azienda di espandersi, varcando i confini regionali e aprendo a 6 città: Rimini, Milano Marittima, Cattolica, Senigallia e, notizia dell'ultima ora, a San Benedetto del Tronto. E che presto i 50.000 vasetti di sughi pronti che ogni anno vengono venduti saranno, oltre che prodotti, anche confezionati in un nuovo stabilimento che assorbirà una trentina di nuove maestranze. E abbiamo voluto con questa collaborazione ridare qualcosa indietro alla città, ai cittadini fanesi che ci hanno sempre dato molta soddisfazione con le loro presenze qui a Fano, ma sicuramente hanno contribuito anche per le altre città. E allora, ecco, con questa collaborazione noi riteniamo che ci sia una reciprocità di interessi tra la Carnevalesca ed il Pesce Azzurro nel promuovere queste nostre realtà, e questo ovviamente per noi è un grande piacere, una grande soddisfazione che si possa sviluppare questa iniziativa per il primo anno, ma che avrà sicuramente anche un seguito negli anni a venire, magari anche migliorata e potenziata.